quasi dal primo anno sostenete questa manifestazione, ogni anno cresce sia in numeri di presepi che anche di visite. Avete fatto anche qui una scommessa vincente. Ma sì, ma io devo dire che Civitavecchia e il suo territorio hanno delle progettualità che sono veramente tutte di grosso livello. E quindi è importante andare avanti sempre su questo discorso, cercando poi che si cresca. Si cresce con la sinergia, si cresce anche con una sorta di propaganda, perché questo presepe viene visto in media da circa 20.000 persone all'anno, cioè voglio dire, diventa una realtà importante che va fatta conoscere, così come vanno fatte conoscere tante altre manifestazioni tipiche di Civitavecchia, e puntare sempre di più a un turismo serio, culturale, che sicuramente è importante e accresce sia la città da un punto di vista, come dicevo prima, culturale, e sicuramente anche economico e turistico. Abbiamo come al solito il presepio tradizionale, abbiamo il presepio orientale, abbiamo i diorami che sono bellissimi, meravigliosi, e poi sempre non manca il presepio, quello di fantasia, ne scoprirete qualcuno. L'altro anno c'era sulla luna, quest'anno ne scoprirete qualcuno addirittura primitivo. Io comunque devo ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio, che ogni anno approva il nostro progetto e quindi collabora in modo finanziario a far realizzare la mostra, il Comune di Civitavecchia e l'autorità portuale, cioè che permettono, diciamo, la struttura e tutto quanto, perché altrimenti la mostra non si potrebbe fare. Però i nostri soci lavorano un anno intero per fare tutti i presepi, e poi ospitiamo anche gente che viene da fuori, per esempio alcuni vengono anche da Napoli, sanno che facciamo la mostra da 10 anni e loro portano i presepi in mostra ogni anno facendo un presepio nuovo. Quanto durerà in mostra la mostra dei presepi? Durerà da oggi tutti i giorni aperta fino al 6 gennaio e i giorni festivi sarà aperta anche di mattina. Quest'anno è un anno un po' particolare perché siete ritornati nella location adatta alla mostra dei presepi. In realtà l'altro anno il forte era occupato dai lavori e c'era un capannone messo a disposizione dell'autorità portuale, ma anche lì la mostra era venuta molto bene. Naturalmente in questo monumento non c'è basta soltanto osservarlo e il visitatore rimane a bocca aperta, perché metà della bellezza dipende da questa struttura che è la rocca medievale del porto di Civitavecchia.